Laudetur Jesus Christus, un cordiale buongiorno vi giunge da Marina Tomarro a tutti voi che ci seguite da Radio Vaticana, da Vatican News e dalla dal nostro canale YouTube. Un saluto anche a quanti collegati dalle emittenti Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio In Blu, Radio Condivisione Palermo, Radio Nuova Trieste, Radio Toscana, Radio Colbe Schio. E un saluto anche a quanti, un caloroso benvenuto a tutti coloro che si sono collegati con noi tramite la Mondo Visione. Siamo in collegamento con Piazza San Pietro, dove tra qualche minuto Papa Francesco presiederà alla celebrazione eucaristica nella Domenica delle Palme, Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Saluto Padre Taras Yaher della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte in Roma, che ci accompagnerà in questa radiocronaca. Buongiorno Padre Taras, grazie di essere venuto. Buongiorno a tutti e grazie a voi. E vediamo in questo momento, collegati naturalmente con Vatican Media, la processione delle palme, dei palmeti che si avviano naturalmente verso l'altare. E come tradizione naturalmente per la Settimana Santa, Piazza San Pietro è addobbata con centinaia di composizioni e decorazioni floreali. I ramoscelli di ulivo sono forniti dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Regione Umbria, in particolare dalle città Campello del Clitugno, Montefalco, Castel Ritaldi, Trevi, Bevagna, Montefranco, Spello, Vallo di Nera, Arrone, Lugnano in Teverina e Spoleto, mentre la fornitura di palme Fenix è curata dal cammino neocatecumenale. E ascoltiamo naturalmente, mentre processione cammina dirigendosi verso l'obelisco al centro della piazza, ascoltiamo la Schola Cantorum che intona naturalmente l'antifona. Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E il re di Israele, Osanna nell'alto dei cieli. E la Domenica delle Palme è la domenica precedente alla festività della Pasqua. In essa la Chiesa celebra il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme in sella un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. La folla radunata dalle voci dell'arrivo di Gesù stese a terra i mantelli mentre altri tagliavano rami dagli alberi di ulivo e di palma abbandonati nella regione e agitandoli festosamente lo acclamavano. Padre Taras, noi stiamo vedendo, guardiamo appunto questa processione dei rami d'ulivo, delle palme. Che significato ha prima dell'inizio proprio della celebrazione eucaristica? Praticamente questo accompagnare, questo ricordare, commemorare l'entrata di Gesù, del nostro Signore a Gerusalemme, proprio attraverso questa presenza, questo segno delle palme, ci ricorda e ci trasporta ovviamente anche nell'Antico Testamento, perché noi il Nuovo Testamento lo dobbiamo sempre, il Secondo Testamento lo dobbiamo sempre leggere attraverso il Primo. Praticamente ci ricorda anche in un certo senso la festa delle capanne. Perché? Perché attraverso questi ramoscelli che venivano utilizzati appunto per costruire le capanne, soprattutto gli ebrei ricordavano da una parte il loro passaggio nel deserto dei 40 anni, ma soprattutto si ricordavano della presenza e della regalità di Dio nella loro vita, anche in quel momento difficile, anche in quel momento del deserto, del passaggio. E oggi noi che accompagniamo Cristo, che lo riconosciamo Re, appunto anche noi in questo momento diciamo, soprattutto con il nostro cuore e con la nostra vita, che noi viviamo, ecco, in questa, nella presenza, nel Tempio di Dio, anzi noi siamo il Tempio di Dio. E come dicevano anche gli antichi padri della Chiesa, noi
diventiamo questi ramoscelli che vengono messi anche sotto i piedi, ecco, del Signore, dell'asinello. Anche noi ci prostriamo davanti al Signore, e anzi anche nell'antica liturgia orientale questi ramoscelli poi significano una tovaglia. Perché? Perché dice questa liturgia orientale, questi ramoscelli diventano una tovaglia su cui poi passa l'agnello che deve essere immolato, colui che ha perdonato i nostri peccati, colui che deve dare la sua vita affinché noi possiamo essere purificati e perdonati e riconciliati con il Padre. E continuiamo a vedere appunto la processione ormai giunta davanti l'obelisco, e iniziamo così la celebrazione delle palme, la domenica delle palme dà inizio a quella che è la settimana santa, che non termina tuttavia la quaresima ma continua fino alla celebrazione dell'ora nona del giovedì santo. Quindi la quaresima in qualche modo continua, padre Taras, noi la terminiamo effettivamente l'ora nona del giovedì santo. Che cos'è questa ora nona? Spiegamola ai nostri ascoltatori. L'ora nona è praticamente il momento proprio in cui il Signore compie quel sacrificio, muore per dare la vita per noi. Questo Dio che compie questo gesto estremo sulla croce affinché noi possiamo davvero arrivare alla contemplazione e alla, diciamo, alla concretezza della pienezza della vita che Lui ci dà. E da lì poi ha inizio con la messa della cena del Signore, messa in Coena Domini, ha inizio proprio quello che è il sacro triduo pasquale, che termina con la notte delle notti, con la notte più santa dell'anno, la notte di Pasqua. È molto bello anche ricordarci che questa settimana, soprattutto a Gerusalemme, è un'antica tradizione, veniva chiamata la grande settimana. Noi la chiamiamo santa giustamente, sì, perché è la più santa delle settimane, esatto, ma è soprattutto la grande settimana, cioè quella settimana in cui si è compiuto tutto, e poi giustamente per arrivare, ecco, alla notte santa, alla veglia pasquale, a quel momento in cui la morte viene sconfitta. La notte è il momento in cui poi la vita è il trionfo in Cristo, questo Cristo che muore e risorge per noi e ci dà la speranza, la vera speranza cristiana. C'è una piazza San Pietro pienissima oggi, davvero tutti i fedeli sono lì, davvero vediamo la grande gioia anche per questo rientro di Papa Francesco in Vaticano dopo il ricovero al Gemelli, davvero c'era una grande attesa, una grande gioia di poter celebrare le palme insieme a Papa Francesco. Sì, anche noi nella nostra parrocchia, nella nostra basilica, abbiamo da una parte visto la preoccupazione delle persone, dei fedeli per il Papa, la preghiera per il Papa, e dall'altra parte ieri tanta gioia per il suo ritorno al Vaticano, a casa sua. E forse anche in questa settimana è molto bello vedere da una parte questa sua debolezza, no? Fisica di anziani, che proviene dal suo essere anche di un'età abbastanza, certo, grande, però dall'altra parte anche la forza e il coraggio di continuare a camminare, continuare a vivere con tanta gioia e con tanto impegno anche questa settimana santa. E penso che vedere questo esempio, questa testimonianza di Papa Francesco aiuta a tutti quanti noi ad attraversare, ad affrontare anche le piccole, le grandi sofferenze non solo di questa settimana ma della nostra vita. Ecco, Papa Francesco sulla Jeep bianca che viene portato e che saluta i fedeli, che davvero credo che questo incontro fosse ma proprio molto atteso, più delle altre volte, perché vedere Papa Francesco è una grande gioia, perché davvero insomma è la preoccupazione che ora si è tramutata in gioia, il pianto che si è tramutato in sorrisi, possiamo dire davvero. E molto commoventi sono state le immagini di ieri della dimissione di Papa Francesco dall'ospedale, anche questo abbraccio che ha dato a questa madre, a questo padre che avevano perso la loro piccola la notte prima. E in fondo poi tutto questo si va a collegare anche in quello che si vive nella Quaresima, il mistero del dolore, la morte, l'accettare anche la morte
inaccettabile, quella di un figlio. Sì, abbiamo praticamente, guardando anche queste immagini di ieri, mi è venuto in mente un po' quello che anche l'Apostolo Pietro ha fatto, dicendo di non essere ricco, di non avere né oro né argento, ma di avere solo quel Cristo crocifisso e risorto che poteva dare alla persona bisognosa, ecco, che incontrava sulla strada. E così anche Papa Francesco può con il suo abbraccio, può con la sua consolazione, con il suo sorriso, con il suo bacio, proprio dare questo segno della sua presenza, della comprensione, ecco, del dolore. Lui attraverso il suo dolore che comparte questo dolore anche con gli altri. Ed è bello proprio, come dicevo già prima, sapere che il nostro Padre, Papa Francesco, non solo fa questi gesti, ma vive questi gesti proprio perché vive Cristo nella sua vita. E allora, forse, come dicevo anche prima, sì, anche noi possiamo, con la nostra presenza, senza dover sapere che cosa dobbiamo dire, come dobbiamo risolvere le problematiche, che consolazione dobbiamo dare alle persone, ma stare, abbracciare e dare, ecco, questo nostro aiuto con la nostra presenza. E adesso naturalmente vediamo le tante persone presenti in piazza, vediamo questo rito prima della messa, naturalmente con la processione e poi con la lettura di una pagina del Vangelo secondo Matteo, quindi dove c'è proprio questo inizio, questo Gesù che chiede agli apostoli di andare in città e di preparare quella che poi è la tavola, è la tavola poi dell'ultima cena alla fine. Sì, e ancora prima viene chiesto dal Signore agli apostoli di prendere questo puledro, di prendere questo asinello che anche ci fa capire, ecco, ci fa ritornare all'Antico Testamento e ci fa collegare già ad Abramo che sull'asinello, sul puledro, porta il figlio Isacco per consegnarlo al sacrificio. Ci ricorda Mosè che sale su un asinello, su un puledro per tornare in Egitto e per liberare il popolo, e ci ricorda proprio appunto il nostro Messia, il nostro Re che sale sull'asinello per andare a donare la nostra vita per noi anche attraverso questo gesto. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare il reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perché il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché resti partecipe per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
E adesso, padre Taras, c'è un rito particolare, quello che il Papa asperge i rami con l'acqua benedetta. Perché questo gesto? Perché praticamente, come lo stesso Papa Francesco ha detto, che questi rami benedetti possono diventare un po' quell'aiuto, quel segno di esultanza, ecco, dei fedeli. Noi sappiamo bene che le cose benedette, no, ci rimettono, ci aiutano ad entrare alla presenza del Signore. La benedizione, questi sacramentali, sempre, ecco, ci ricordano l'opera di Dio nella nostra vita. E questi olivi poi noi li porteremo a casa per ricordarci questo segno di pace, per portare la pace nelle nostre vite, poi anche per ricollegarci al prossimo anno, per il mercoledì, per mercoledì delle ceneri, perché poi appunto le ceneri che vengono che si aspergono sulla testa delle persone, sulla nostra testa, in segno di penitenza, vengono fatte proprio dai rami d'olivo benedetti un anno prima. Ed è bello, ecco, ricordarci proprio questa ciclicità dell'anno liturgico. Da una parte, con questa entrata regale di Cristo, e dall'altra parte, con quel ricordarci che noi siamo chiamati alla conversione e siamo chiamati a credere al Vangelo. E ascoltiamo appunto il Vangelo secondo Matteo: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui?
E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Ascoltiamo proprio la scola che intona le folle, antifona le folle degli ebrei portando rami d'ulivo, andavano incontro al Signore e acclamavano a gran voce: «Osanna nell'alto dei cieli». Padre Taras, mentre naturalmente la processione si avvia verso il sagrato, quindi verso l'altare per l'inizio della messa, e abbiamo parlato di questi ramoscelli di ulivo che vengono portati a casa, queste le famose palme che vengono portate a casa. Ecco, perché è importante tenere la palma in casa, la palma benedetta in casa? Non è un gesto scaramantico, perché uno dice: voglio la palma, la devo tenere a casa perché è benedetta. Spieghiamo bene, non è un oggetto scaramantico tenere la palma in casa, ma è un oggetto sacro che noi teniamo lì. Sì, dicevo prima che i sacramentali, come per esempio i ramoscelli d'olivo, per esempio le medaglie benedette o certo, l'acqua, anche l'acqua benedetta, ci aiutano proprio a vivere alla presenza del Signore. E ricordando proprio questo canto che adesso viene eseguito, in cui le folle proclamano Osanna nell'alto dei cieli, Osanna al figlio di Davide, ricordiamo proprio il significato anche di queste parole. Osanna significa aiutaci, salvaci, riscattaci, e portando questo ulivo in casa anche noi, con questo nostro gesto, con questo nostro segno, ricordiamo al Signore di aiutarci, ma dall'altra parte ricordiamo soprattutto a noi stessi che Dio è il nostro aiuto, Dio è la nostra salvezza, Dio è il nostro riscatto, è colui che ha donato la vita per noi. E prendiamo sempre con questi gesti, questi segni come degli aiuti, degli aiutini da parte della Chiesa, proprio per vivere in modo pieno, in modo anche consapevole la nostra fede. È bello ricordare, per esempio, Alfonso Ratisbona e la sua conversione. Quando sì, lui a gennaio del 1842 era venuto a Roma e ha visto un po' le chiese cristiane, è stato accompagnato da un suo amico, da un barone che gli spiegava il significato di tutte queste cose. Alfonso Ratisbon, colui che poi è stato convertito dalla Vergine Maria a Sant'Andrea delle Fratte, diceva che tutte queste sono superstizioni, perché le guardava un po' dal di fuori, ecco, di questo progetto di salvezza, dal di fuori di questo progetto di amore
di Dio che vuole spiegare, che vuole educare il proprio popolo, che vuole dare al proprio popolo, ai propri figli, questa possibilità di imparare a camminare, a vedere la realtà che sta accanto a noi con gli occhi della fede, con gli occhi di Dio, appunto, con gli occhi del Padre. E, dicevo, questi sacramentali ci aiutano a fare, a vivere proprio questa presenza, questa consapevolezza, questa nostra fede in concretezza. Anche perché, Padre Taras, spieghiamo ai nostri ascoltatori, tu vieni da uno dei santuari davvero più visitati di Roma, non solo dai romani, ma davvero arrivano un pochino da tutta Italia, ma da tutto il mondo, perché lì c'è proprio l'effigie della Madonna del Miracolo, la Madonna che apparve ad Alfonso di Ratisbona. Sì, il nostro santuario, Basilica Sant'Andrea delle Fratte, Santuario Madonna del Miracolo, che si trova vicino a Piazza di Spagna, è meta quasi da 200 anni sì. di pellegrini. In questi giorni leggevo alcuni documenti d'archivio in cui anche proprio alla fine dell'Ottocento si scriveva che dagli Stati Uniti, dall'oltreoceano, arrivavano le persone per pregare, per ricordarci questo segno che la Vergine ha compiuto nella vita di Alfonso Ratisbona, che la Vergine, o piuttosto che Dio attraverso la Vergine, attraverso la sua madre, ha compiuto nella vita di Alfonso Ratisbona. E ancora oggi siamo testimoni di tante grazie che tanti fedeli ricevono, che sono grazie soprattutto di conversione, di consolazione da parte, ecco, di Dio, che tocca il cuore dei propri figli, che ricorda il suo amore ai propri figli. E ascoltiamo la Scuola Cantorum che intona l'inno a Cristo Re, gloria a te, lode in eterno, Cristo Re, Salvatore, come i fanciulli un tempo dissero in coro, Osanna. Thank you.
E continuiamo ad ascoltare il canto inno a Cristo Re. Padre Taras, stavamo nel mentre commentando anche della bella celebrazione che in questo momento si svolge anche a Piazza di Spagna, proprio nella tua parrocchia, una parrocchia che è chiamata e conosciuta anche come la piccola Lourdes, la Lourdes romana. Ecco, allora che cosa vuol dire anche accogliere ogni giorno tanti pellegrini che arrivano naturalmente da voi e che in qualche modo hanno vissuto proprio nella vostra parrocchia, quella che è stata la Quaresima e si apprestano a vivere la Settimana Santa? Sì, questa bellissima definizione, la piccola Lourdes romana, è stata coniata da Papa Benedetto XV durante un'udienza privata ai nostri confratelli appunto di Sant'Andrea delle Fratte, che sono andati da lui a presentare un po' quella che è la vita del santuario. E vivere la Settimana Santa in questa piccola Lourdes romana significa anche in un certo senso richiamarsi a quella Lourdes grande. Se a Lourdes in Francia c'è quell'acqua, ma soprattutto c'è la presenza della Vergine nella grotta, così anche noi sperimentiamo la stessa presenza. E se non c'è la presenza dell'acqua fisicamente, ma si sperimenta questa grazia, sì, che proviene da quel luogo, che proviene, che entra nel cuore delle persone. E in queste settimane soprattutto vediamo tantissime persone che si accostano anche al sacramento della riconciliazione, al sacramento della confessione, e molto spesso anche con storie particolari, ma anche dall'altra parte tanta fiducia, tanta speranza nel Signore e tanta volontà e desiderio di sperimentare veramente la misericordia e l'amore di Dio. E vivere la Settimana Santa con questo sentimento e con questa preparazione davvero poi ci fa entrare in una vita nuova. Ecco, è importante vivere la Settimana Santa proprio in questo modo. E allora quali possono essere anche quei suggerimenti pratici ai nostri ascoltatori, a chi ci sta in questo momento ascoltando e collegato con la messa, per vivere davvero una Settimana Santa che li conduca verso la Pasqua del Signore? Come dicevo già prima, la prima condizione, in certo senso, o il primo passo, ecco, di un buon vissuto della Settimana Santa è la preparazione interiore. San Francesco di Paola diceva che prima di accostarci al Signore, prima di chiedere a Lui una grazia, bisogna sempre purificare la nostra casa, cioè il nostro cuore, certo, il nostro intimo, attraverso la confessione. E poi ricordiamoci che questa settimana è molto molto ricca di gesti, di liturgie, e questo secondo passo è proprio quello di cercare di vivere appieno ed ascoltare queste liturgie. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E si apre la liturgia della parola con la prima lettura del libro del profeta Isaia. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare confuso. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste.
per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare confuso. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Verbo Domini. Deo gracias. Il Salmo è tratto dal Salmo 21. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, Dio mio, perché fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore e Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Tunica gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Mio annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Seconda lettura è dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò. His state was divine.
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte in croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Verbum Domini. E adesso la scuola intona il canto al Vangelo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il libro dei Vangeli viene solennemente portato dal diacono verso l'ambone, ma prima riceve la benedizione di Papa Francesco, mentre tutta la scuola intona l'Alleluia. Il Vangelo che andremo ad ascoltare della passione di nostro Signore è il Vangelo secondo Matteo. Nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo. In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: Tu lo dici. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: Non senti quante testimonianze portano contro di te? Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Ad ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta.
In quel momento avevano un carcerato famoso di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata, Pilato disse: chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? Quelli risposero: Barabba! Chiese loro Pilato: ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso, sia crocifisso, sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso, sia crocifisso, sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anziché il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue riparerà su di noi, verso i nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Oh,
sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi distruggi l'impero, giornino di costruisci, salva te stesso, figlio di Dio, e scendi, scendi croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri, e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: e
subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, lascia il ghiaccio, lascia il ghiaccio, lascialo, lascia. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono, e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Verbum Domini. Lausti di Christe. E abbiamo ascoltato il lungo Vangelo della Passione secondo Matteo. E adesso qualche minuto di silenzio e riflessione prima dell'omelia del Santo Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È l'invocazione che la liturgia oggi ci ha fatto ripetere nel Salmo responsoriale ed è l'unica pronunciata sulla croce da Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Sono dunque le parole che ci portano al cuore della passione di Cristo,
al culmine delle sofferenze che ha patito per salvarci. Perché mi hai abbandonato? Le sofferenze di Gesù sono state tante, tante. E ogni volta che ascoltiamo il racconto della Passione ci entrano dentro. Sono state sofferenze del corpo, pensiamo alle schiaffi, alle percosse, la flagellazione, la corona di spina, la tortura della croce. Sono state sofferenze dell'anima, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, le condanne religiose e civile, lo scherno delle guardie, gli insulti sotto la croce, il rifiuto di tanti, il fallimento di tutto, l'abbandono dei discepoli. Eppure in tutto questo dolore a Gesù restava una certezza, la vicinanza del Padre. Ma ora accade l'impensabile. Prima di morire grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'abbandono di Gesù. Ecco la sofferenza più lacerante, è la sofferenza dello spirito. Nell'ora più tragica Gesù prova l'abbandono da parte di Dio. Mai prima di allora aveva chiamato il Padre con il nome generico di Dio, mai. Padre. Per trasmetterci la forza di quel fatto, il Vangelo riporta la frase anche in aramaico. È l'unica tra quelle dette da Gesù in croce che ci giunge in lingua originale. L'evento reale è l'abbassamento estremo, cioè l'abbandono del suo Padre, l'abbandono di Dio. Il Signore arriva a soffrire per amore nostro quanto per noi è difficile persino comprendere. Non è facile capire questo. Vede il cielo chiuso, sperimenta la frontiera amara del vivere, il naufragio dell'esistenza, il crollo di ogni certezza. Grida il perché dei perché. Ma perché? Tu, Dio, perché? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il verbo nella Bibbia, il verbo abbandonare è forte. Compare in momenti di dolore estremo, in amori falliti, respinti e traditi, in figli rifiutati e abortiti, in situazioni di ripudio, vedovanza e orfananza, in matrimoni esausti, in esclusione che privano dei legami sociali, nell'oppressione dell'ingiustizia e nella solitudine della malattia. Insomma, nelle più drastiche lacerazioni dei legami. Lì si dice questa parola, abbandono. Cristo ha portato questo sulla croce, caricandosi il peccato del mondo, e al culmine Egli, il Figlio unigenito e prediletto, ha provato la situazione a Lui più strana, l'abbandono, la lontananza di Dio. E perché è arrivato a tanto? Per noi, non c'è un'altra risposta. Per noi. Fratelli e sorelle, oggi questo non è uno spettacolo. Ognuno ascoltando l'abbandono di Gesù si dica, ognuno di noi si dica, per me. Questo abbandono è il prezzo che ha pagato per me. Si è fatto solidale con ognuno di noi fino al punto estremo, per essere con noi fino in fondo. Ha provato l'abbandono per non lasciarci ostaggi della desolazione, e stare al nostro fianco per sempre. Lo ha fatto per me, per te, perché quando io, tu,
tu o chiunque altro si vede con le spalle al muro, è brutto quello, vedersi con le spalle al muro, perso, si vede perso in un vicolo cieco, sprofondato nell'abisso dell'abbandono, riusciato dal vortice dei tanti perché senza risposta ci sia qualcosa di speranza. Lui, per te, per me, non è la fine, perché Gesù è stato lì e ora è con te. Lui che ha sofferto la lontananza dell'abbandono per accogliere nel suo amore ogni nostra distanza. Perché ciascuno di noi possa dire, nelle mie cadute, ognuno di noi ha caduto tante volte. E uno di noi può dire, nelle mie cadute, nella mia desolazione, quando mi sento tradito o ho tradito agli altri, quando mi sento scartato o ho scartato gli altri, quando mi sento abbandonato o ho scartato gli altri. Pensiamo che Lui è stato abbandonato, tradito, scartato. E lì troviamo Lui. Quando mi sento sbagliato e perso, quando non ce la faccio più, Lui è con me, Lui c'è lì. Nei mille tanti capricci di perché e con tante perché senza risposta, Lui è lì. Il Signore ci salva così, da lì dentro dei nostri perché. Da lì dischiude la speranza che non delude. Sulla croce, infatti, mentre prova l'estremo abbandono, non si lascia andare alla disperazione. Questo è il limite. Ma prega e si affida. Grida il suo perché con le parole di un salmo e si consegna nelle mani del Padre. Anche se sente lontano, o non lo sente perché sente abbandonato. Nell'abbandono, primo, si affida. Nell'abbandono continua ad amare i suoi che lo avevano lasciato solo. Nell'abbandono perdona i suoi crocifissori. Ecco che l'avviso dei tanti mali nostri viene immerso in un amore più grande, così che ogni separazione nostra si trasforma in comunione. Fratelli e sorelle, un amore così, tutto per noi fino alla fine, un amore di Gesù così, è capace di trasformare i nostri cuori di pietra in cuori di carne. È un amore capace di pietà, di tenerezza, di compassione. E lo stile di Dio è questo, vicinanza, compassione, tenerezza. Dio è così. Cristo abbandonato ci smuove a cercarlo e ad amarlo negli abbandonati, perché in loro non ci sono solo dei bisognosi, ma c'è Lui. Lui è con loro. Gesù abbandonato, colui che ci ha salvati scendendo fino al fondo della nostra condizione umana. E con ognuno di loro, abbandonati fino alla morte. Penso alcuni, una settimana fa, quel uomo cosiddetto di strada, tedesco, che morì sotto il colonnato, solo, abbandonato. E Gesù, per ognuno di noi, tanti hanno bisogno della nostra vicinanza, tanti abbandonati. Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarla,
negli abbandonati, nei soli. Egli desidera che ci prendiamo cura dei fratelli e delle sorelle che più assomigliano a Lui. A Lui nell'atto estremo del dolore e della solitudine. Non solo persone, ma oggi, cari fratelli e sorelle, sono tanti cristi abbandonati, ci sono popoli interi sfruttati, lasciati a se stessi, ci sono poveri che vivono all'incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo. Ci sono dei migranti che non sono volti ma i numeri, ci sono detenuti e rifiutati, persone catalogate come problema. Ma ci sono anche tanti cristi, ci sono tanti cristi abbandonati, invisibili, nascosti, che vengono scartati con i guanti bianchi, bambini donnati, anziani lasciati soli. Anziani lasciati soli, che può essere tuo papà, tua mamma, forse, il nonno, la nonna, abbandonati nei geriatrici, ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore e non trovano un'altra strada del suicidio. Gli abbandonati di oggi, i cristi di oggi. E Gesù abbandonato ci chiede di avere occhi e cuore per gli abbandonati. E per noi, discepoli dell'abbandonato, nessuno può essere emarginato, nessuno può essere lasciato a se stesso. Perché ricordiamolo, le persone rifiutate ed escluse sono icone viventi di Cristo. Ci ricordano il suo amore folle, il suo abbandono che ci salva da ogni solitudine e desolazione. Fratelli e sorelle, chiediamo oggi questa grazia di saper amare Gesù abbandonato e di saper amare Gesù in ogni abbandonato, in ogni abbandonata. Chiediamo la grazia di saper vedere, di saper riconoscere il Signore che ancora grida in loro. Non permettiamo che la sua voce si perda nel silenzio assordante dell'indifferenza. Non siamo stati lasciati soli da Dio. Prendiamoci cura di chi viene lasciato solo. Allora, soltanto allora, faremo nostri desideri e i sentimenti di colui che per noi svuotò se stesso. Svuotò totalmente per noi. E abbiamo ascoltato l'intensa omelia di Papa Francesco, tanti punti toccati. In particolare, Padre Taras, vorrei ripercorrere con te questi ultimi passaggi quando ha parlato del termine abbandonato, partendo proprio dal clochard che fu trovato questo inverno sotto il colonnato, fino ad arrivare ai nostri giovani che, ha sottolineato Papa Francesco, non trovano altra strada che il suicidio per esprimere il loro dolore, il loro abbandono. Ecco, allora cosa vuol dire proprio questa parola abbandonato, così sottolineata in questa intensa omelia di Papa Francesco? Innanzitutto ci ricordiamo che quando nella Sacra Scrittura si ripete due volte un nome, in questo caso Dio mio, è lì, e significa che c'è una grande chiamata, che c'è una grande richiesta che può essere da parte di Dio, ma anche può essere da parte dell'uomo. E in questo caso noi vediamo Cristo, questo vero Dio che si è fatto uomo, che grida queste parole di dolore proprio perché si immedesima con noi.
proprio perché vuole farci sapere che noi appunto non siamo abbandonati, che noi non siamo soli, che noi non siamo orfani, che abbiamo questo Padre, che siamo fratelli e che possiamo aprire il nostro cuore, possiamo aprire gli occhi del nostro cuore e trovare tanti altri fratelli che soffrono, ma che dall'altra parte possono aiutarci a non sentirci soli. E come abbiamo visto già in questi giorni, questi gesti di Papa Francesco di vicinanza alle persone anche disperate, sì, nel loro dolore, di sofferenza. E abbiamo visto la sua vicinanza, questo abbandonarsi insieme con loro al pianto, e ci insegna che noi, con questo nostro abbandonarci, senza dover trovare una logica, una spiegazione, un perché, possiamo uscire anche da questo abbandono, possiamo uscire da questo dolore, possiamo anche vincere insieme con Cristo la morte, che al momento può anche sembrare l'unica strada, l'unica uscita o l'unica possibilità per noi, la morte dell'anima, dello spirito o del corpo, che purtroppo vediamo anche che può succedere soprattutto nella vita dei giovani, ma anche dei meno giovani, attraverso il suicidio. Ma la vita ha la forza, Cristo ha la forza di risuscitarci. Thank you.
Fratelli e sorelle, seguendo Cristo sulla via della croce, rivolgiamo con fiducia le nostre preghiere al Padre, perché ci renda capaci di affrontare le prove della vita con la certezza della vittoria pasquale sul male e sulla morte. Per la Chiesa, nata dal costato trafitto di Cristo sulla croce, perché partecipando con fede alle celebrazioni della Settimana Santa, ottenga la grazia e la forza per seguire il suo Signore. Per coloro che governano le nazioni, perché cercando sempre e con perseveranza il bene comune, favoriscano la concordia e la pace e sostengano quanti soffrono a causa della violenza, dell'odio e della guerra. Per i sofferenti a causa della malattia o per la propria condizione sociale ed economica, perché attraverso la nostra vicinanza e la nostra solidarietà sia restituita loro dignità e sicurezza di vita. Per i catecumeni che si preparano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, perché vivano questo tempo di grazia alla sequela di Cristo crocifisso e risorto e diventino messaggeri del suo amore e della sua misericordia. Per tutti noi qui riuniti attorno alla mensa del Signore, perché si rafforzi in noi la certezza che la sofferenza e la morte non sono l'ultima parola, ma la vita necessaria per giungere alla pienezza della vita. Accogli, oh Padre, la preghiera del tuo popolo in cammino alla sequela del tuo Figlio, umile Re di gloria, e fa che impariamo da Lui a compiere la tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi romani e pellegrini, particolari quelli venuti da lontano. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero. Rivolgo una benedizione alla carovana di pace che in questi giorni è partita dall'Italia per l'Ucraina, promossa da varie associazioni: Papa Giovanni XXIII, Foxif, Pro Civitate Cristiana, Pax Christi e altre. Insieme con generi di prima necessità portano la vicinanza del popolo italiano al martoriato popolo ucraino e oggi offrono rami di ulivo, simbolo di pace di Cristo. Ci uniamo a questo gesto con la preghiera che sarà più intensa nei giorni della Settimana Santa. Fratelli e sorelle, con questa celebrazione siamo entrati nella Settimana Santa. Vi invito a viverla come si insegna la tradizione del Santo Popolo Fedele di Dio, cioè accompagnando il Signore Gesù
con fede e con amore. Impariamo dalla nostra madre, la Vergine Maria. Lei ha seguito il suo figlio con la vicinanza del cuore. Era un'anima sola con lui e, pur non comprendendo tutto, insieme con lui si abbandonava pienamente alla volontà di Dio, Padre. La Madonna ci aiuti a essere vicino a Gesù, presente nelle persone sofferenti, scartate e abbandonate. Che la Madonna ci porti per mano a Gesù presente in queste persone. A tutti buon cammino verso la Pasqua. Angelo Domini, nuncia Ave Maria. Et concepite Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Grazie in Tua, in questo Domine, menti buonosi si infunde, che angelo annunziante, Cristi figli Tui, incarnazione con noi. Per passione meius ad crucem, a resurrezione e gloria perducamo. Per Cristo un Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spirito Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spirito Santo. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a te. Requiescant in pace. Amen. Domini benedictum. Domino hoviscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Respice quaesum Domine super am familiam tuam. Pro qua Dominus nostri Iesus Christum non dubitavi manibus tradi innocentium et crucis subire tormentum. Qui vivet et regnat in saecula saeculorum. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est. Si conclude così da Piazza San Pietro la celebrazione eucaristica nella Domenica delle Palme Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, presieduta da Papa Francesco. Ringrazio le emittenti collegate, Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio in Blu, Radio Condivisione Palermo, Radio Nuova Trieste, Radio Toscana, Radio Colbe Schio, che hanno seguito con noi questa diretta. Un saluto anche a tutti coloro che si sono collegati in Mondovisione. Io mi congedo da voi. Grazie di averci seguito attraverso i nostri canali di Radio Vaticana e di Vatican News. Ringrazio il tecnico Gabriele Di Domenico che ci ha assistito nella regia. Da Marina Tomarro ringrazio anche padre Taras Yeher che ci ha seguito in questa diretta e ci ha
anche in questo modo aiutato a capire meglio quali sono i passaggi proprio di questa celebrazione. E allora non mi resta che augurarvi una buona Domenica delle Palme. Vi invitiamo a rimanere in ascolto dei nostri programmi. Da Marina Tomarro è tutto. Laudetur Jesus Christus. Thank you.
per